Nella prima di ritorno si ferma il Picerno che non va oltre lo 0-0 al giro di Torre Annunziata contro il Savoia. Le due più importanti occasioni da rete sono capitate a De Ketel nel primo tempo e Kosman nella ripresa, entrambi fermati dai portieri in uscita. Per i melandrini da segnalare anche un palo di Impagliazzo. Con questo punto la capolista sale a quota 40 e retruce a tre lunghezze il suo vantaggio sull'audace Cerignola. Proprio gli uomini di Pitetto fanno valere ancora la legge del Monterisi, dove restano imbattuti e rifilano una perentoria a Cinquilan, malcapitato Pomigliano. La prima rete arriva alla mezz'ora del primo tempo con Foggia, che insacca all'angolino. Il raddoppio cade poco prima del riposo ancora su pari inattiva, ma stavolta con un colpo di testa di Longo. Al 25esimo della ripresa, gli Ofantini calano il tris nuovamente con Longo, stavolta con un sinistro dal limite. Dopo che Marotta lo aveva sferrato, il poker arriva con un bel tiro a giro di Lo Iudice. Prima della fine, espulsione per doppio giallo di Girardi e quinto e definitivo gol dei padroni di casa di Carannante, servito da Lo Iudice. Il match si chiude con i campani che provano inutilmente a trovare il gol dell'onore. Al degli ulivi di Andria, la Fidelis non va oltre un pareggio a reti inviolate con la Gelbison. Il tecnico dei pugliesi potenzia ancora una volta in emergenza, tra infortuni e squalifiche, è costretto a portare in panchina solamente Under, tranne Paparusso. La gara è nervosa e con diversi ammoniti già nella prima frazione. I primi due tentativi sono dei Baganzurri con Forte e Bortoletti. L'11 di De Felice replica con Esposito, che prima semina il panico in aria e poi colpisce la traversa. Dall'altra parte, dopo un tentativo respinto dalla difesa, Siclari ad avere l'opportunità del vantaggio a tu per tu con D'Agostino, che è bravissimo a respingere. La ripresa non offre molto se non la solita girandola delle sostituzioni e l'arbitro che continua a dispensare ammonizioni a iosa. Il primo vero pericolo cade alla mezz'ora con un'incursione di Piperis sulla quale Siclari non riesce a fare gol. Non succede più nulla, il muro eretto dai campani tiene senza troppa fatica. Un'altra marita si è registrata a Fasano dove i padroni di casa affrontavano il fanalino di coda a Granata. Eppure, in biancazzurri, su un campo reso pesante dalla neve e dalla pioggia, ci impiegano un tempo intero per superare la resistenza degli avversari. Al decimo della ripresa, su punizione di Corvino, Forbes apre la marcatura con una spizzata di testa. Al 34esimo arriva il doppio con Bernardini, servito dall'argentino Ganci. 2 minuti dopo, terzo gol di Serri, ancora sul servizio di Ganci. E al 38esimo sale sugli scudi anche Guarnieri, che ferma un tiro di Castagna. Un minuto più tardi arriva la quarta marcatura con Mambella da calcio d'angolo, ma prima del triple fischio Richella vede Forbes tutto solo che non può sbagliare e fissa il punteggio sul definitivo 5-0. Exploit del Francavilla che espugna lo Sporting Club di Nola. Sinnici in vantaggio con Leonetti sul finire del primo tempo servito da una magia di Ragone. Raddoppio di Dauri a inizio ripresa. Per i Bruniani l'ultimo gol della speranza è del nuovo entrato Stoia. Le reti del 18esimo turno sono state 16, ma mancano all'appello il match tra Altamura e Nardò, Bitonto Taranto. In classifica, oltre all'Adalcio, passo in avanti anche per il Francavilla, salito a 2 soli punti dalla zona playoff. In coda, prezioso successo casalingo di misura del Gragnano sul Sorrento, grazie al gol di Sorriso, mentre si fa sempre più disperata la situazione di Pomigliano e soprattutto Granata.